Buongiorno, siamo i giovani amici di City One, benvenuti, amici anche di STV. Noi diciamo tutto questo perché per ricordare che siamo naturalmente all'inizio della trasmissione Noi Siamo i Giovani, una trasmissione che si occupa proprio del mondo giovanile, una trasmissione dove va alla scoperta di questo mondo giovanile. In molti in giro mi dicono: perché non chiedi questo, perché non chiedi quello ai giovani, perché non dici cose così, e insomma mi fanno un sacco di domande. Questo ve lo sto dicendo per farvi capire che mi fanno un sacco di domande appunto riguardo ai giovani d'oggi. Sono davvero particolari, sono nati nell'era di internet, telefonini, smartphone e cose del genere, però magari alle spalle e in passato loro non sanno cosa c'è stato, cosa abbiamo vissuto, magari noi che siamo già sopra qualche annetto in più. Quindi noi andiamo a scoprire questo mondo, andiamo a sentire questi giovani, andiamo a sentire che futuro avranno, che avremo anche noi, insomma, poi grazie anche a loro, insomma, andiamo a scoprire questo mondo giovanile. Noi adesso siamo all'interno della salumeria Leonardo, vedete alle mie spalle salume, insomma, che carine che sono, e poi ti fanno venire anche la voglia di pranzare, di cenare, perché naturalmente qua parliamo di salumi selezionati, solo salumi di fiducia, assolutamente qualitativi, perché insomma si parla di salumi di un certo livello, perché insomma non è la classica catena grossa di distribuzione, ma è appunto un negozio dove concentra appunto la qualità, dove è concentrata la qualità, per meglio dire. Quindi salumeria Leonardo alla Lamezia Terme, ma il suo fiore lo chiedo, che cos'è? È il pane perché insomma ci siamo conosciuti. Come Leonardo? Ci siamo conosciuti noi tramite il pane, ti ricordi? Effettivamente io quando insomma dirigevo Radio Studio 90, ecco, conobbi appunto Leonardo per il pane, perché insomma mi chiamò in quel tempo volendo pubblicizzare il suo panificio Pancotto, che attualmente è uno dei nostri sponsor, e noi lo salutiamo anche il nostro Saruzzo, lo posso chiamare Saruzzo? Secondo voi tu, e lo conoscono tutti così. Saruzzo, a lei come si chiama, scusa? Marilena. Marilena, lei è quella che praticamente poi addolcisce questi salumi, vero? Certo. Perché voi insomma vi concentrate proprio sulla qualità dell'affettato. Sulla qualità, sul servizio, su tutto. Che carine che sono tutte e due, insomma, guardate che carine, che questi sono nati. Guarda quel sorriso che c'ha, guarda. Sempre con il sorriso, accoglie i clienti con il sorriso, insomma. Pagare con il sorriso. E poi dovete pagare anche con il sorriso, perché quando sono deve pagare sono dolori. Insomma, pane casareccio, panini in bottini, latticini, formaggi, prodotti tipici, crispelle, ci sono i clienti anche che entrano, insomma è un negozietto davvero di qualità dove dovete venire a trovare il nostro Leonardo, che è davvero un salumiere, è il vostro salumiere di fiducia. Poi naturalmente ci sono anche i clienti che entrano in questo splendido negozio Lametino, che si trova in via Federico Nicotera. Domanda ai clienti se il pane gli piace. Chiediamo ai clienti, vi piace il pane di Leonardo? A me no. No. Sì, senti Gianni, a te piace? Allora perché lo comprate, scusate? Che è troppo buono. E perché è troppo buono? A te piace già? È altissimi livelli. Pane di altissimi livelli, quando le pagate dove sei. Va bene, noi adesso ci spostiamo da questo esercizio lamentino, andiamo adesso a caccia dei giovani, andiamo a sentire questi ragazzi, questi giovani, sia maschietti che femminucce. Intanto suono anche l'allarme, perché insomma ci ricorda che siamo in giro per la città di Lamezia Terme. Come dico sempre, grazie a loro. Ci vediamo, ciao, grazie. Grazie a voi, come dico sempre, andiamo! Amici di Noi Siamo i Giovani, eccoci qua, come vi dicevo siamo a caccia di giovani, guardate quanto l'ho trovato, tutti schierati qua sotto l'albero al fresco, perché giustamente cominciano le belle giornate e quindi il sole comincia a dare fastidio. È vero che il sole ti dà fastidio? Sì, ormai iniziano le belle giornate, finalmente. Ma secondo te la stagione più bella è la primavera, l'estate, l'autunno o l'inverno? Ovviamente l'estate. L'estate, i giovani amano l'estate, cavalcare le onde. Tu ce l'hai, come si chiama, la moto d'acqua? No. L'hai mai avuta? No. Ti sei fatto un giretto su quella qualche volta? No. Una barca? No. Un canotto? Sì. Quella ce l'abbiamo, giustamente, perché insomma si può andare in acqua e galleggiare sull'acqua. Ma noi andiamo in caccia di giovani perché? Per scoprire effettivamente il loro mondo, come si divertono, che fanno, dove vanno, eccetera, eccetera. Come ti chiami? Elia. Elia, tu quanti anni hai? 16. 16 anni, per esempio, a 16 anni, il sabato sera, che fai? Niente, esco con gli amici, ci divertiamo un po'. Tipo? Tipo qui ci sono dei locali dove andiamo a divertirci. Quindi andate nei locali? Eh sì, poi a passeggiare un po' sul corso. Ma a 16 anni, cioè, quanti soldi in tasca hai il sabato sera?
Onesto, devi essere onesto. Sì, onesto. Da, 15 euro. 15 euro, 15 euro. Che ci fai con 15 euro? Niente, ci andiamo a mangiare una pizza con gli amici. Quindi ti mangi una pizza, Coca-Cola, birra o gassosa caffè? No, Coca-Cola. Coca-Cola, questi ragazzi, questi sono yuppies, sono giovani, giustamente si divertono così. Poi finita la pizza ti fa una passeggiatina, come so. Sì. Niente di che, no? No, in giro, noi. Ma niente di particolare, voglio dire. No, diciamo che sono abbastanza monotoni. Però per esempio a te... ti soddisfa la città, ti soddisfa quello che stai facendo, insomma, questa roba qua, vorresti fare altro? Vabbè, per il momento diciamo che mi soddisfa, sì, anche se sono abbastanza giornate monotone, più in là magari non mi soddisferà più, boh. Giustamente, adesso sì, poi vediamo più in là. Senti, ma tu, per esempio, la scuola che frequenti qual è? Liceo scientifico. Il liceo scientifico, tu sai che dovrai andare all'università poi, no? Sì. Ce l'hai un'idea, qualcosa? Sì, penso ingegneria. Quindi vuoi diventare ingegnere? Mm-hmm. Quindi il tuo, ti sei prefissato questa cosa? Sì, cioè, ma può darsi che cambierò idea, Cioè, magari no. Al corso degli anni, vabbè, basta, faccio l'architetto. Può anche darsi, non lo so. Oppure lascio stare la scuola. No, vabbè, questo no. Senti, invece ti piacerebbe indossare una divisa? Sì, vorrei provarla questa esperienza, infatti ci avevo pensato. Vedi che ho colpito bene, noi, per esempio, che okay, tipo di divisa? Per esempio, magari iniziare militare e poi spostarmi, non lo so, carabinieri, polizia. Hai visto? Io una volta mi ricordo che i ragazzi, insomma, quando dovevano fare il servizio, quando erano chiamati al servizio militare, insomma, tutti quanti erano, devo andare via, cioè, invece adesso lo fate volentieri. Sì. Ma sarà che non c'è lavoro perché ti piace? Vabbè, anche perché il lavoro, diciamo... poco, no? Senti, invece, ragazza, come sei messo? Bene, bene. Ce l'hai. Sì. Così, che dillo, come si chiama? Simone. Simone, sì. Incredibile come mia moglie si chiama, hai visto? Abbiamo qualcosa in comune. Bene, invece, insomma, tu una volta diventato poi ingegnere, tu sai che, insomma, il Sud Italia, la Calabria, la Lamezia Terme, non è che ti offre chissà che cosa, no? Infatti, diciamo, la maggior parte delle opportunità di lavoro sono al nord o all'estero. E senti, tu se dovessi scegliere una città all'estero, ti piacerebbe andare dove? Per esempio negli Stati Uniti o in Germania? Germania o Stati Uniti, quindi lo fai per una questione economica o perché ti piace la Germania o gli Stati Uniti? Diciamo Germania più questione economica, Stati Uniti più perché mi piace. Perché ti piace. E invece quando senti tutte queste cose in giro, no? Sai cosa è successo in Francia per il fatto di... L'aereo. No, prima Charlie Hebdo, poi l'aereo tedesco che è caduto, oppure magari senti in Italia, entrano in un tribunale, insomma fanno... Tu di tutte queste cose che senti strane, da giovane ragazzo, da sedicenne, che idea ti fai? In che senso? Che idea ti fai? Che dici? Tu in te stesso, che dici? In che mondo viviamo? Guarda la gente, io non lo farei mai, insomma, che pensi? No, vabbè, penso magari alle diverse idee che hanno le persone che possono essere, secondo ognuno di noi, sbagliate, certo. Giuste. Molte volte accadono queste cose terribili che magari secondo loro sono cose giuste, ma tu hai notato che sei nato e stai crescendo nell'era di internet, no? Dei telefonini, insomma dei social network, è vero, no? Sì. Ma tu ti sei mai chiesto che i tuoi genitori queste cose non ce l'avevano? Sì, lo so, infatti per esempio mia madre e mio padre non è che sono molto pratici con le tecnologie. Quindi, ma ne avevi pensato, ma questi che facevano prima? Sì, vabbè, ma me lo dicevano che giocavano con giochi semplici, per esempio la campana. Per esatto. Si socializzava in mezzo alle strade, insomma il nostro Facebook era quello. Ma se io ti dovessi dire, tu lo sai che cos'è la SIP? La SIP? No. O che cos'era la SIP? No. Hai visto? Questi qua sono nati dell'era della Telecom, Vodafone, Wind. Era la vecchia compagnia telefonica, quei telefononi giganti, quelle cabine telefoniche che tu vedevi in giro che oggi non ci sono più. Sì, sì, alcune sono rimaste ma non le so più nessuno. Quindi hai visto, c'è stata un'evoluzione in questo, no? Sì, ormai tutti abbiamo il tempo. E in voi giovani l'evoluzione c'è stata secondo te? Sì, c'è stato. Se tu dovessi oggi aprire un'azienda,
Cioè, se tu oggi decidi, voglio aprire un negozio di articoli sportivi, secondo te a 16 anni sei troppo giovane per farlo oppure hai la capacità di poter fare qualcosa del genere? Ma lasciamo stare il fatto che sei minorenne, intendo magari con l'aiuto di altri, no, però insomma tu già un'idea ce l'hai, vorresti fare, ti piacerebbe farla. Aprire un'azienda. Qualsiasi cosa, qualsiasi impegno. Sì, secondo me sì, perché già io penso cioè a sistemarmi, perché vedo che poche persone ormai riescono a trovare lavoro, che è molto difficile. Già penso al futuro. Si capite con i ragazzi di oggi, sono tutti così, questo è un ragazzo serio, ho beccato un ragazzo serio che ama la vita, ama sistemarsi, eccetera, eccetera. Poi un giorno ti sposterai, metterai su famiglia, vero? Speriamo. Ma insomma, poi alla fine dove lo farai? Qua in Italia, a Lamezia, lo farai in Germania? O lo farai negli States? Allora, se trovo la possibilità, preferirei in Italia, ovviamente. Ma se invece la possibilità non c'è, dovrò spostarmi. È giusto. Oh, ragazzi, è la realtà dei fatti. Questi qua, se non trovano nulla qua, si sposteranno, perché giustamente devono fare questo qua. Senti, tu, quando c'è stato il cambio euro-dollaro, tu te la ricordi la lira, sì? Sì, c'avevo 3 anni, però diciamo che più o meno me la ricordo. Te la ricordi? Sì. Tu sai che un euro 500.000 lire. No, dico un euro praticamente oggi che valore ha? Cioè, oh, compri poco, vero? Sì, dice. Non compri quasi niente. Invece prima no, magari. Prima con 2.000 lire che equivale a un euro si compravano tante cose, insomma. Eh sì. E quindi ti piacerebbe fare cambiare anche tutto questo? No, tu da giovane magari dietro la moneta c'è un ragionamento, sì, che io non posso capire, però certo. Sicuramente ci sarà stato un motivo perché si è passati da lira a euro. Sì, perché ce l'hanno imposto. Vabbè, poi questo è un discorso troppo lungo che non possiamo fare qua. Ma tu da giovane, questa è l'ultima cosa che ti chiedo, da giovane, da sedicenne, no? Insomma, quello che riesci a capire nella tua città, in Italia, che cos'è che cambieresti? Innanzitutto cambierei magari il modo di pensare della popolazione e non lo so, magari la mentalità cambia. La mentalità, sì, perché è abbastanza, come dire, poco sviluppata, non lo so, diciamo. Non è progredita. Non è progredita. Senti, che voto dai all'Italia rispetto a tutti gli altri paesi d'Europa? Da 1 a 10. 6,9 e un 7 ha dato all'Italia, anche se io non lo darei, sinceramente parlando. Bene, noi con questo giovane te la posso fare? Sì, che gliela possiamo fare con questo ciuffo alla Little Tony. Vieni qua che il tuo amico ti ha preso per il giubbotto per fare. Tu che frequenti? Che classe? Sempre liceo scientifico. Liceo scientifico. Ma tu ce l'hai un'idea per il futuro? No, per il momento no. Ah, tu hai scelto il liceo per cosa? È stato imposto dai tuoi genitori oppure l'hai scelto? No, non mi piacciono prevalentemente le materie scientifiche. Ti piacciono le materie scientifiche? E quindi un'idea, magari, cioè, tu quando sei seduto al banco o sei a casa e pensi da solo, avrai mai pensato da grande mi piacerebbe fare, che so? Vabbè, sempre nella medicina. Tu, quindi nel campo medico? Sì. E sai che cos'è il paracetamolo? Il? Paracetamolo. No. Paracetamolo, non sai che cos'è. Non sai che cos'è. A te piace la medicina, sì? No. L'aspirina! La tachipirina! Vabbè. Lo sai che. La tachipirina, vabbè. Detto così, sì, ma paracetamolo, ma. Ma lo sai che dovrai poi, insomma. Io non so se l'ho detto bene il termine, paracetamolo. Però, insomma, sai che dovrai studiare questi termini, no? Sì. Quindi sei convinto? Sì, sì. Di farlo. Quindi tu frequenti quale classe? Seconda. Prima, seconda, terza. Seconda del liceo. E quindi alla seconda del liceo scientifico, studiando insomma in campo scientifico. Tu adesso che stai facendo? Alfabeto, che stai facendo? No, stiamo facendo tipo preparazione dei sali, non lo so, queste cose. Cosa del genere? Quindi biologia. Biologia e chimica, però. Quindi tu da tutto questo qua insomma poi arriverai al quinto, quindi dovrai fare un salto e andrai all'università, credo. Sì. Hai già più o meno un'idea? No, per il momento no. Tu proprio zero? No, no. Cioè, intanto sei qua a studiare. Sì. Senti, invece a calcio come sei messo? No,
Ho abbandonato. Ah, non giochi più? No. Perché? Si è fatto male al ginocchio? No, vabbè, gioco con gli amici per divertimento. Ah, solo così e basta? Sì. Quindi ha lasciato stare lei a queste sedie? Sì. Ed invece a donne? No, niente. Non te ne frega niente? E invece della politica italiana che idea ti fai? Non lo so. Che tu senti tutte queste cose in giro? Sì. Quello si è mangiato quello, quello è stato beccato là. E tu dici, ma questo è un esponente politico, è colui che insomma ci guida, no? Nell'Italia. Insomma, tu che pensi? Non te ne frega niente? Per esempio, sai che adesso tra un po' ci saranno le elezioni, no? Sì. Lo sai che ci sono? Sì. E quando ci sono? Non lo so. Vedi che non lo sanno, ragazzi, non gliene frega niente di queste cose. Sono tutti in giro che mettono manifesti, cartelloni. Non mi interesso di politica. Non, appunto, però dovreste insomma interessare sta cosa. Sì. Quindi tu, sindaco di 9 settembre, però sai come si chiama? Gianni Speranza. Gianni Speranza. E tu sai come si chiama il nostro capo dello Stato? Giorgio Napolitano. Giorgio Napolitano. Il capo dello Stato? No, non... Mattarella. E tu sai come si chiama il nostro presidente del Consiglio? Non... Non lo sa, quindi non sa il nome del capo dello Stato. No. Ecco, questo naturalmente non per sminuirti, intendiamo, cioè intendo che voi giovani, che i ragazzi di oggi, gliene frega poco niente per quello che riguarda il discorso politico, quindi andate a pensare più al sugo, no? Al sodo, diciamo, insomma. Senti, ma tu il sabato sera esci? Sì. Quanto ti porti in tasca? Una decina d'euro più o meno. Quindi con 10 euro che fai? Mangio con gli amici, ci divertiamo. E il posto che frequentate qual è? Prevalentemente sul corso, passeggiamo. Quindi il panino, la Coca-Cola, la passeggiatina. E poi tornare a casa. Sì, la a sai. Piedi. No, mi possono prendere i miei genitori. I genitori, quanti sacrifici fanno questi genitori che poi vanno in giro a prendere questi ragazzi che il sabato sera si divertono. Ma è vero che i giovani d'oggi non amano così tanto la discoteca come quelli di una volta? Vabbè, diciamo che i genitori iniziano a mandarti in discoteca prevalentemente dopo i 18 anni. Quindi... Ma io ci andavo a 16 anni in discoteca. Anzi, ci lavoravo addirittura. Magari erano altri tempi. Beh, per esempio, il nostro cameraman è un DJ, no? Insomma, fa un sacco di serate da discoteca, lavora anche in discoteca, fa delle serate da discoteca. E insomma, vedi che in realtà poi sono sempre quelli, no? A frequentare questi luoghi. Per esempio, a te piace andare a ballare? No. A te? No. Hai visto che non piace solo due, eh? Che c'è? L'ho già fatta l'intervista. Ma tu l'hai già fatta? Quest'estate. Lei l'ha già fatta quest'estate l'intervista, eh? Hai capito? E quindi, insomma, tu sei ben speranzoso per il futuro? Cioè, in che argomento? L'argomento su quello che farai, su chi diventerai, se potrai avere poi una famiglia, sì, se creerai una tua famiglia. Sei fiducioso in questo? Sì. Troverai un lavoro qui dalle nostre parti? Sì. Spero di sì. Ci spera, che carine che so, ci sperano. Qual è la squadra del cuore? Juventus. Non c'è. Non c'è, lui non ha una squadra del cuore, quella è la Juventus. Sei contento, sì? Della Juventus. Questo. Invece per quanto riguarda l'ambito locale, la Vigor Lamezia, queste squadrette qua. No, io giocavo nella Promosport, quella giovanile. Ah, questo era un giocatore della Promosport, quindi giochi ancora. Diciamo che per il momento c'è stato un periodo di stop, ma attaccato le scarpette al chiodo. No, lui. Ancora no. Ancora no. No. Però la cosa fondamentale dei ragazzi, guardate l'abbigliamento, guardate che magliette carine che indossano, che cosa. Vediamo la tua, com'è? Guardate, questo che significa? Libertà. Libertà. Tu sei il suo portavoce. No, lo aiuto. Grandioso. Bene, noi adesso andiamo avanti, andiamo a cercare altri giovani, andiamo a parlare con altri giovani, come dico, grazie ragazzi. Niente. Va bene, niente. Tutto che ti chiami? Elia. Alberto. Alberto ed Elia, insieme. Questo è un nome diffuso, eh. Molti ragazzi oggi si chiamano così, lo sai? Il mio? Sì, sì. Non pensavo. Chiedo a tutti, insomma, è uscito fuori parecchie volte. Bene, allora, come dico sempre, andiamo! Amici di noi, siamo i giovani, siamo adesso in compagnia di due splendide ragazze. Guardate che carine che sono. Questi sono proprio il fiore della giovinezza. Quanti anni hai tu? 14. E tu? 14. 14 anni, insomma, no, andate nella stessa classe. Sì. Sì. Come ti chiami tu? Giordana. Giulia. Senti, per esempio oggi sabato, no? Il sabato si va a scuola, uscite prima oppure si esce alle 12? Sabato. Alle 12. È stato stabilito dal docente scolato, dal primo docente, che si esce alle 12. Sì. Quindi fino alle 12 che cosa avete studiato? Greco, italiano,
È matematica. Greco, italiano e matematica. No, ci sono materie peggiori, insomma. Difficili. No. Ma davvero che il greco è difficile? No. Per te? Per te? No, nemmeno. Tranquilla? Bene, allora dimmi, per esempio, ho studiato greco in greco. Tu devi dire alla telecamera, oggi ho studiato greco, però lo devi dire in greco, nella lingua greca. Non si può dire, perché il greco è una lingua che va tradotta, non va parlata. Ma che ti sto dicendo io? Se mi traduci, ho studiato... Ma si traduce dal greco all'italiano, non dall'italiano al greco. Ah, dal greco all'italiano. Ah, quindi tu da italiano non puoi dire una frase in greco? No. Ragazzi, questi sono i giovani d'oggi, la pensano così, la vedono così, eccetera. Però, insomma, tu che vorrei fare da grande, visto che stai studiando greco? Non lo so. Tu vai al liceo per poi andare all'università, no? Sì, però non ho le idee chiare. Ah, ancora non hai un'idea? Che so, dottoressa? Può darsi. Ti piacerebbe farlo? Sì. Tu? Non saprei. Cioè, per esempio, quella mattina, quando tu aggiusti i capelli davanti allo specchio, hai mai pensato... Mannaggia, non c'ho 2 euro in tasca, però quando sono grande vorrei fare. Sì, ce l'abbiamo spostato, non l'abbiamo vista. C'era la signora che stava passando con la macchina. Per esempio, non l'hai pensato tu, io da grande mi piacerebbe fare questo. Beh, un po' di tutto ho pensato. Tipo? L'insegnante, medico. Ah, quindi tra insegnante e medico qualcosa uscirà fuori, dici tu, no? Non so. Speriamo. Però non hai che un'idea fissa a fare proprio quello? No. E invece la sera del sabato, tipo oggi, no? quando uscite il sabato sera, per esempio, voi ragazzi, io prima i ragazzi ho detto che fanno la sera, no? Allora, le solite cose, la passeggiata, la birreria, invece voi ragazze? Usciamo con l'amica, poi magari una pizza, ci mangiamo. Niente di che? No. Magari andiamo al cinema qualche volta. Ma è il cinema in città o...? In città, allora se ne vanno al cinema in città, vedete un bel film, poi uscite fuori, insomma andate a casa. Ma è vero che non si frequentano tantissimo le discoteche come facevano i giovani di una volta? Io non le frequento, neanch'io. Ma perché non le frequento, che non ti piace? No, non mi piace. Cioè, non ti piace ballare? Sì, però non mi piace la discoteca. Quindi non ti piace quella massa? Con quella musica alta? E tutti si mettono, è vero? Sì. Quindi preferite passare il tempo diversamente, insomma? Sì. Con qualche birretta? No. Niente? Invece tu esci la sera, ti siedi e non fai niente? No, beh, si sta con gli amici. Vabbè, lei dice giustamente, si passa il tempo con amici, insomma, sempre le solite cose fatte. Senti, invece quando tu senti, qualche volta lo guardi il TG, sì? Sì. TG lo vedi qua? Anche magari quando lo guardano i genitori, insomma, di riflesso devi ascoltare. Quando senti tutte ste cacciare, queste cose che succedono in giro, sia politicamente, ma non solo politicamente, anche queste cose strane, uccisioni, omicidi, quello che entra in tribunale spara, quello che entra in una sede del giornale spara, poi i giovani, no, che avete intorno ai 14, 15, 16 anni, voi da mentalità giovane, che pensate di tutto questo? Io rimango allibita. Perché non mi piacciono queste cose. Quindi pensi, mamma mia, tu che pensi? Che non dovrebbero succedere certe cose, perché non è una cosa normale che succeda, quindi c'è qualcosa di sbagliato. Esatto, giusto. Ma ti sei mai chiesta, ma come mai accade? Sì. E se dovesse accadere qua? Avresti paura? Certo. Sì? Quindi per tornare al discorso lavoro ancora non ci siamo. Però sai, quando io ero giovane, che avevo 16 anni, bene o male avevo pensato più o meno cosa fare da grande. Sì, le idee ce le hai, però poi non sono stabili. Magari poi si arriva a 20, 25 anni e si cambia idea, vero? Sì. E senti, invece per quanto riguarda le feste pasquali, natalizie, cose, insomma, voi siete tradizionalisti oppure fate come vi pare? Con i parenti, sì, con la famiglia. Ti metto a tavola, là a mangiare? Sì. Per esempio a Pasquetto, cosa avete fatto? Ho avuto un battesimo, quindi. Sempre con i parenti, abbiamo mangiato insieme. Però devi essere onesta, ma tu quando siete a tavola con tutti i parenti, insomma, si festeggiano queste cose, tu in quel momento cosa pensi?
che sono felice di rivederli una volta tanto. E tu? Anch'io, io mi diverto. Meno male, ogni tanto si dice qualcosa di buono, perché molti, invece ci sono molti ragazzi, o ragazzi che che palle, ma. È vero? Sì. È così ragazzi, questo sono i giovedoni. Però non è che possono esprimersi come vorrebbero, perché se tu dovessi dire quello che senti. Non lo so. Bene, ho beccato due ragazze che parlano davvero tantissimo. Va bene, grazie. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Grazie, grazie. Bene, noi adesso, grazie ragazze, buon studio, buon passeggio. Bene, noi andiamo avanti con la nostra trasmissione, come dico sempre, andiamo!